Al Giro d'Appennino compie 81 anni e questa è la 76esima edizione. Diciamolo subito, è stato un grosso successo essere riusciti a realizzarla, perché ancora a gennaio eravamo convinti di non poterlo fare. Alcune delle novità di questo percorso che ritorna sul rettilineo di Ponte Decimo. Abbiamo cercato di fare un certo numero di chilometri in pianura per dare modo agli atleti di scaldare, così come si può dire, i muscoli prima dell'avvicinamento alla Bocchetta, che già dovranno affrontare la salita della Castagnola e la salita di Sant'Olcese. La Bocchetta dovrebbe ritornare ad essere decisiva per l'esito finale della corsa, perché arrivando a Ponte Decimo l'abbiamo avvicinata al traguardo. Quindi speriamo in un arrivo, a parte il fatto che l'arrivo di un certo gruppo di corridori è sempre uno spettacolo, ma dal punto di vista tecnico noi speriamo in un arrivo più frazionato di quanto non sia avvenuto con le edizioni che sono arrivate, che hanno avuto la conclusione via 20 settembre.